Ciao Gianluca, oggi siamo qui perché vorremmo farti delle domande. Sono qui con dei miei amici da ragazzino era già il tuo sogno fare il calciatore oppure avevi qualche altro sogno? Il mio sogno primario era diventare un calciatore. Ovvio che non tutti hanno la fortuna di farlo, ho avuto la fortuna e probabilmente anche la bravura di avere le qualità per diventare calciatore. Il calcio è stato il tuo primo sport o prima ne avevi già praticati altri? No, il calcio è sempre stato il mio primo sport, poi ho praticato anche tennis e basket, ma il calcio è sempre stata la mia passione. Tu che hai vissuto, come dire, il calcio sia dei vecchi tempi che dei nuovi, com'è cambiato? È cambiato molto, se pensi che io da portiere quando ho cominciato a giocare potevo ogni retropassaggio dei miei difensori potevo prenderla con le mani, potevo perdere tempo, invece dopo è subentrata la regola del perché non puoi più prenderla con le mani e per i portieri è stato un po' più complicato, comunque è sempre bello fare il portiere. Che tipo di papà sei? Vai Matti! Sono un papà forse fin troppo buono e probabilmente anche un po' Mattia, mio figlio, se ne approfitta. Però adesso col tempo che va avanti sicuramente diventerò un po' più severo. Mi piacerebbe tantissimo che mio figlio seguisse le mie orme, facesse la carriera anche lui da calciatore. Però come ho detto, non è detto, l'importante è che si diverta, che faccia bene, poi se diventasse un giocatore buono mi farebbe molto piacere. Come uomo e calciatore ti sei mai messo in discussione? Sempre. Come calciatore ogni domenica era un mettersi in discussione, perché quando vai in campo e cerchi di fare una partita sei sempre mettersi in discussione, come uomo anche come uomo, sicuramente con la famiglia, con altre cose, è importante mettersi sempre in discussione. Grazie, ti lascio ai miei colleghi. Oh. Che portiere fra te, Zenga e Zoff, ha subito più gol? Probabilmente io, perché ho giocato più partite, non perché uno era più bravo o meno bravo. Quando uno gioca molte più partite è normale che prende più gol. Qual è il rigorista che ti preoccupava di più e il gol più bello che hai preso? Ora, tutti i gol che ho preso sono sempre stati brutti perché mi davano dei grandi dispiaceri, quindi non c'è un gol sinceramente che mi davano dispiacere, cioè, tutti mi facevano dispiacere. Rigorista, ho avuto tanti rigoristi che mi hanno fatto gol, penso quello che giocava anche con me nel Bologna. Fra Messi e Maradona chi ti segnerebbe più facilmente un rigore? Maradona mi ha fatto due gol su rigore, quindi posso ti dico Maradona perché mi ha già fatto gol. Messi purtroppo non ho avuto l'occasione di incontrarlo e giocarci contro. La parata nazionale che ricordi di più qual è? La parata nazionale che ricordo di più è nel 98 Italia-Norvegia, quarti di finale, ottavi di finale, la parata che insomma stavamo vincendo 1-0, mancavano 5 minuti dalla fine, ho salvato la partita e siamo andati nei quarti di finale contro la Francia. Esiste un portiere che ti ha ispirato, che quando eri bambino avresti voluto essere? Sì, esiste, era Dino Zoff, quando era il portiere della Juventus e della Nazionale, quando ero bambino, avevo la tua età, mi ispiravo molto a lui, anche se lui purtroppo dopo, quando sono cresciuto in Nazionale, è stato quello che non mi ha più convocato, quindi era il mio idolo da bambino, poi invece da grande ho avuto qualche problema perché non mi ha più fatto giocare in Nazionale. Qual è stata la squadra in cui hai giocato che ti ha lasciato i ricordi più belli? Io ho avuto la fortuna di aver giocato con 4 squadre, più la nazionale, ma penso sia la Sampdoria che l'Inter, che il Bologna, che l'Ascoli, qualsiasi squadra ho giocato mi ha lasciato un segno. Ovvio che da bolognese il Bologna rimane sempre la mia preferita, ma devo dire anche l'Inter, che insomma sono ancora simpatizzante interista, e dico anche la Sampdoria, che è la squadra che ho vinto l'unico scudetto. Secondo te Pioli, il Bologna con Pioli potrà raggiungere dei buoni risultati? Secondo me sì, perché è un bravo allenatore, è molto umile, sa il fatto suo e quindi penso che sia l'allenatore giusto per questa squadra. Ultima domanda è, ti piace guardare le partite nostre e quelle dei bambini? Mi piace molto, mi arrabbio quando Mattia non fa quello che vorrei che facesse, però mi piace molto e mi diverto e se posso cerco sempre di venire a vedere tutte le vostre partite. Ti piacerebbe giocare ancora?
Via Pagliuca dalla porta, è l'unico modo per far gol.